e bentrovati a questo appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa. Parte subito dai quotidiani regionali, andiamo a vedere le prime pagine. Questa è la prima del centro di Pescara. Sassi dal cavalcavia, ragazzi fermati. Montesilvano, banda di dodicenni a spasso sui binari, interviene la Polfer. Questo è il titolo di apertura. Poi la fotonotizia: riparata a Francavilla la condotta rotta l'estate scorsa, la di Consum, sono 19 gli scarichi nel fiume Pescara. Questo dice appunto l'associazione dei consumatori, che ha fatto un'analisi, si legge nella didascalia, indicando le cause dell'inquinamento del mare. Intanto a Francavilla è stata riparata, come detto, la condotta rotta a Fosso Pretaro. Nelle cronache di spalla, spoltore, bar rapinato con lo spray al peperoncino, spray urticante, è stato usato ieri sera intorno alle 19.30 al bar Europa di Villa Raspa di Spoltore, una rapina lampo bottino di circa 300 euro che riaccende l'emergenza criminalità denunciata dai residenti delle frazioni di Spoltore. Uno dei rapinatori ha spruzzato la sostanza sulla titolare, che ha avuto un malore. Poi a Pescara, teatro chiuso per droga, niente feste. A Città Sant'Angelo, porta a porta, la Linda assume 12 dipendenti. Andiamo a vedere anche lo spazio dedicato alle idee, il referendum, urne e trivelle, la posta in gioco, e l'articolo di Alfredo De Girolamo. E poi l'albo dei lobbisti da solo non basta, la riflessione proposta da Gianfranco Pasquino. Andiamo a vedere anche il Buongiorno Abruzzo, firmato questa mattina da Rocco Coletti, arbitro aggredito, dirigente pentito. Leggiamo qualche passaggio: sembra un pentimento autentico, mi vergogno di quello che ho fatto, sono indifendibile, ha detto Giovanni Tini, imprenditore di Castelnuovo Vomano, che domenica si è lanciato in mezzo al campo in vendo contro l'arbitro Alessio Raiola, che aveva appena sospeso Real Castelnuovo Annunziata sul punteggio di 3-2 per gli ospiti giuliesi. Una corsa sconsiderata, quella del presidente Teramano, che ha preceduto la vera e propria aggressione di un giocatore del Real Castelnuovo al direttore di gara minorenne, che poi è andato in ospedale dove gli hanno diagnosticato ferite guaribili in 12 giorni. Il video dell'accaduto è stato pubblicato proprio dal quotidiano Il Centro e ha provocato l'indignazione generale, decine e decine di commenti per condannare l'aggressione. Lui, Giovanni Tini, ha preso carta e penne e ha scritto il suo pentimento: chiedo scusa all'arbitro e a tutto il movimento dei dilettanti. Che cosa possa passare per la mente di un dirigente la domenica non è dato sapere. La lettera di scuse non ridimensiona la gravità dell'aggressione, ma quantomeno riporta con i piedi per terra chi evidentemente non riesce a gestire nervi ed emozioni su un campo di calcio. Oggi sono attese le decisioni del giudice sportivo, sarà stangata, basterà a dissuadere i bollenti spiriti di chi perde la testa per una partita di pallone. Questo l'articolo di Rocco Coletti, che ovviamente noi condividiamo, non bisogna eccedere sui campi di calcio soprattutto. E poi sotto la testata: lo scivolo è part time, pensioni, negli ultimi anni lavoro ridotto, contributi interi. Questo il richiamo dal Nazionale per i lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungeranno i requisiti per la pensione di vecchiaia nel 2018. Arriva la possibilità di un'uscita soft dal lavoro con un contratto di part time agevolato. In pratica, chi ha compiuto a fine 2015 63 anni e 7 mesi di età e almeno 20 anni di contributi versati potrà concordare con il datore di lavoro per un contratto di part-time agevolato sia sul fronte dei contributi che della retribuzione. E poi c'è la riflessione di Antonio De Frenza proprio su questo provvedimento, un piccolo passo verso la flessibilità tanto invocata nel settore pensionistico. Andiamo avanti con la lettura delle prime pagine del quotidiano Il Centro e adesso andiamo a leggere la prima della pagina di Chieti Lanciano Vasto. Quell'auto correva oltre i limiti, il titolo di apertura che torna sull'incidente stradale di 2 giorni fa sull'asse attrezzato Chieti-Pescara. Le autopsie sulla coppia confermano l'accusa di omicidio stradale. A perdere la vita è stata una coppia di anziani coniugi di Chieti.
Poi a centropagina a Lanciano, la corsa campestre delle scuole, vedete la fotografia, in 1500 sfrecciano per la Coppa Speranze Fiat. Sono stati appunto 1500 alunni di 24 scuole medie di 47 comuni della provincia a gareggiare all'Ippodromo Villa delle Rose di Lanciano. Una giornata di sport e corsa campestre sotto gli occhi dell'atleta azzurro medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Barcellona nella 20 km di marcia, Giovanni De Benedictis. Di spalla nelle cronache la tragedia, bimbo morto, il padre è l'indagato. La procura di Vasto ha aperto un fascicolo a carico del papà del piccolo Alessandro, 3 anni, morto martedì mattina per cause al momento misteriose. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. L'uomo, l'indagato per negligenza, avrebbe omesso di chiedere adeguati accertamenti dopo la rovinosa caduta dalle scale del suo bambino avvenuta 24 ore prima. L'incidente in Lanciano, ciclista travolto dal furgone, finisce in coma. L'incidente a Piana La Fara di Atessa. E poi oggi i funerali, addio a Diorio, l'imprenditore delle cucine. Andiamo avanti con la lettura del centro, adesso passiamo alla pagina di Teramo. Padre accusato di abusi sulla figlia, cronaca in apertura, l'uomo è stato allontanato da casa per ordine del giudice. Questo è l'articolo che si trova nelle pagine interne della cronaca di Teramo. Poi a centropagina la fotonotizia, le trivelle e il referendum di domenica prossima, favorevoli e contrari, una guida al voto, quella che propone il centro. Nella didascalia sono 5 le commissioni in Abruzzo, da Pineto a Casalbordino, che rischiano di essere cancellate a seconda di quale sarà l'esito del referendum di domenica prossima. All'interno del giornale c'è una guida per il voto, 2 pagine, con una carrellata sulle ragioni del sì e del no. Di spalla, Comune di Teramo, di Giovan Giacomo, sono pronto a presentare le dimissioni. L'assessore potrebbe dimettersi se il suo gruppo politico di riferimento deciderà, e c'è stata una riunione nella tarda serata di ieri, il cui esito si conoscerà questa mattina, di uscire dalla maggioranza. Un'altra rogna per il sindaco Maurizio Bruchi, che perde un altro pezzo. A Giulianova, dopo 2 mesi consultorio, arriva la ginecologa. E poi è dal 2013 ad Alfonso la multa presa da Chiodi, sempre nelle cronache di Teramo. Andiamo avanti. L'ultima delle 4 pagine provinciali del centro, quella della edizione di L'Aquila Avezzano Sulmona. Il clan comprava case a Lucoli, sequestrati beni dei casalesi, sorpresa nel piccolo centro dell'Aquilano. E poi nelle cronache marsicane, a Celano, giovane muore dopo una festa, è morto dopo una festa con amici, quasi certamente per un abuso di alcol. Taras Zakalik, 35 anni di origine ucraina, conosciuto come Paolo Russo, ha trovato la morte in un appartamento in Umbria. Il giovane aveva abitato per un lungo periodo a Celano, dove ancora vive la madre. La tragedia è avvenuta in una casa di Terni. A Sulmona, ad Alfonso Aspina, niente spoliazioni. E poi in L'Aquila, blitz antidroga davanti alle scuole. A centropagina, lezione di protezione civile con i cani nel capoluogo di regione. Grazie a un pupazzo i bimbi si difendono dai terremoti. I bambini che frequentano le scuole elementari di Pile e Pianola e Roio hanno partecipato a un'esercitazione su come comportarsi in caso di terremoto con l'ausilio di cani e del pupazzo civilino. Il progetto è stato realizzato dall'Ufficio di Protezione Civile del Comune. Prossimo appuntamento il 19 e 20 aprile. Lasciamo le prime pagine del centro per andare a vedere adesso la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Eccola qui, possiamo osservarla insieme. Titolo di apertura con il quale torniamo all'Aquila: Newtown crolla anche un solaio. Dopo il dissequestro dei balconi da parte della forestale, si scopre il cedimento di una copertura. L'alloggio era vuoto, il ghiaccio ha spaccato i tubi e l'acqua ha sgretolato i materiali. E poi bond subordinati, Carichieti, Zanetti, rimborseremo tutte le somme, possibilità del risarcimento pieno per tutti, così a Sky TG24 Economia il vice ministro all'economia Enrico Zanetti sui rimborsi ai risparmiatori che hanno perso bond subordinati.
All'Aquila, scusate, a Montesilvano, l'incubo, la Baby Gang dei Sassi dal Ponte. Beccati una decina di ragazzi tra i 12 e i 16 anni, tiravano sassi e bulloni dal cavalcavia. E poi a centropagina Lucoli, i sigilli della finanza, gli appartamenti dei Casalesi, il clan Iovine e i sodali di Mafia Capitale avevano investito nell'Aquilano. Questa l'operazione Game Over. E poi per quanto riguarda sempre la cronaca, Avvasto, bimbo morto, il padre in lacrime, aperta l'inchiesta sulla morte del bimbo di 3 anni, il padre si dispera, sospetti su una caduta la sera prima di morire. Andiamo a vedere nel taglio basso l'Aquila, progetto metro entra nel vivo. Il progetto della metropolitana di superficie aquilana sta entrando nel vivo. In regione si è tenuto un vertice operativo con il presidente D'Alfonso, la presenza dei consiglieri, del consigliere delegato ai trasporti Camillo D'Alessandro e dei rappresentanti di Trenitalia, Rete Ferrovia Italiana, oltre al sindaco Massimo Celente e al direttore del Dipartimento regionale apposito Maria Antonietta Picardi. Andiamo a vedere di spalla, bimbo malato, così Valerio ha donato il midollo osseo. Questa è la storia che arriva da Pescasseroli, l'appello del 24enne dall'Alto Sangro, spero lo facciano in tanti. Andiamo a vedere anche sotto la testata, Teatro Verità, il boss pentito, racconto sul palco la storia della banda della Magliana. E poi la sorpresa, Chieti Moroso, il comune nega la concessione dell'Angelini. E poi il calcio di Serie B, la Padula, aria di Champions nell'asta, pure il Leicester, la quotazione del bomber biancazzurro si aggira sui 5 milioni di euro, oltre a Juventus e Napoli nella contesa ora si insinuano le Foxes. Questo per quanto riguarda il Messaggero, andiamo a vedere adesso, restando sempre ai quotidiani regionali, la prima pagina della città, quotidiano della provincia di Teramo. Eccola qui, possiamo vederla insieme. Lista civica verso l'addio a Brucchi, il titolo di apertura riguarda la politica. Il gruppo di Mauro Di Dalmazio pronto a lasciare la maggioranza di centrodestra. A centropagina temiamo i poteri forti teramani, questo è il titolo sulla fotonotizia che riguarda la fusione con il San Nicolò, la fusione tra il San Nicolò e il Giulianova, parlano i giuliesi per sempre. Poi c'è la voce del tifo, firmato da Alfredo Giovannozzi, la parola agli ultra, il titolo dell'editoriale. Poi sotto la testata ancora polemiche sugli eventi estivi di Alba Adriatica, la festa adriatica vietata per motivi politici e di sosta. E poi rogola Italpannelli, gli operai respingono ogni accusa. E poi ancora di spalla lutto nel commercio, scomparso Valderino Sfoglia, signore dell'eleganza. Roseto degli Abruzzi si è finto postino per stanare il pedofilo. E sempre tornando a Teramo, sotto la fotonotizia, corso, ecco come chiuderanno i negozi, varato il cronoprogramma del maxi cantiere. Tornando invece alle vicende sportive, c'è il basket di C-Silver nel taglio basso, la metà Teramo vince a Termoli ed è ad un passo dal match point. Questo per quanto riguarda la rassegna delle prime pagine regionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale, andando a vedere alcuni dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Record di sbarchi dalla Libia. Profughi dall'inizio del 2016, gli arrivi sono aumentati del 55%, già accolti in 112.000. Il Viminale, servono 15.000 posti. Il Presidente della Repubblica Mattarella, no ai muri, l'Europa vada avanti. Ovviamente il riferimento del Presidente della Repubblica e a quanto sta accadendo alla frontiera con l'Austria, al Brennero. E poi il Salone del Mobile, la creatività e la follia, il design accende le vie di Milano. E poi abbiamo anche l'editoriale di Pierluigi Battista, la battaglia politica, referendum tenuti in ostaggio. Andiamo alla Repubblica adesso, che apre con un argomento diverso. Lavoro si cambia, arriva il part-time per 400.000 italiani, orari ridotti al 60% per chi è vicino alla pensione, referendum sulle trivelle, i vescovi sono con il sì.
Poi Brennero, Mattarella all'Austria, no ai muri, zavorre per l'Unione Europea, l'annuncio del Papa sabato a Lesbo. Intanto si continua a mettere in discussione quello che è il trattato di Schengen, che consente all'interno dell'Unione Europea la libera circolazione di persone e merci. Andiamo a vedere anche il caso Regeni, delitto Regeni, nuovo schiaffo di Al-Sisi, servizi non c'entrano, bugie dai media. Questa è la difesa del presidente egiziano sul caso del ricercatore italiano ucciso in Egitto. Andiamo al Messaggero, pensioni, la svolta part-time. Via il decreto Poletti che introduce l'orario ridotto, agevolato per chi ha 3 anni dall'uscita dal lavoro, piano taglia debito del governo, in vendita immobili e quote di Poste Anas per 8 miliardi. E poi ci sono i migranti e centropagina, Mattarella, niente muri al Brennero, la UE prepara sanzioni per Vienna, proprio come vi ho detto, perché si ipotizza la violazione del trattato di Schengen. Ancora, faro dell'antimafia sulle liste comunali, si apre il caso Roma. Andiamo sul tempo, restando sempre ai quotidiani romani. Nel Lazio persi 2 litri su 3, costi raddoppiati in bolletta, reti idriche, colabrodo, colpa della scarsa manutenzione, il titolo è Un buco nell'acqua, che spreco capitale. Andiamo ancora avanti, il giornale, tutte le novità, la rivoluzione delle pensioni, via libera al part-time per chi sta per lasciare il lavoro e la reversibilità è salva. Il salvabanche funziona e le borse brindano. Questo è il riassunto del giornale su quanto accaduto nella politica interna. E poi a centropagina, oltre al danno la beffa, il jet di Renzi, 1,3 milioni al mese e non può nemmeno volare. C'è ancora una notizia invece che riguarda la morte di Casaleggio. Tra Casaleggio santificato e i sondaggi, l'effetto Berlinguer che copre una bugia. Questo è l'articolo di Renato Farina. Andiamo avanti, Libero, la grande truffa, indagati i vertici dell'INPS coinvolti, 6 tra i più importanti dirigenti, almeno 2 ex, oltre a decine di funzionari. Molti di loro sono accusati di erogare false pensioni, gli altri del contrario, gonfiavano i numeri delle finte prestazioni scoperte per incassare i premi. Arrivano intanto le pensioni part-time, ecco come funzionano, e sulla reversibilità dietro front di Poletti. E poi a centropagina questa vignetta, Renzi si tiene al governo, solo gli inquisiti, cacciata la guida, ma il sottosegretario De Filippo resta. Il manifesto, l'ultimo miglio, il titolo sulla fotonotizia che ovviamente, come si capisce abbastanza bene, riguarda il referendum di domenica. 4 giorni dal voto, comitati e associazioni lanciano gli ultimi appelli per il sì, anche la presidente della Camera Boldrini contro la campagna astensionista di Renzi, che ora teme l'effetto boomerang. PD sempre più diviso, mentre scoppia il caso delle trivellazioni illegali sanate dalla Guidi, a Roma boicottati i banchetti. E poi sotto la testata il caso Regeni, Al-Sisi, la polizia è innocente, così il presidente generale che risponde all'Italia. Tutta colpa dei media, ha detto Al-Sisi. Vi ricordo che l'Italia ha fatto rientrare il suo ambasciatore in Egitto in segno di protesta per quello che l'Italia ritiene un ostacolo alle indagini sulla morte del governatore italiano. Del ricercatore italiano, scusate. Il secolo XIX, Renzi rilancia l'Italicum e le unioni civili. Entro aprile la norma per le coppie gay, in pensione prima, via al part-time, poche risorse, forse donne escluse. Poi i migranti, sabato il Papa sarà nell'isola di Lesbo, Mattarella, il muro del Brennero è una zavorra. E poi il presidente egiziano che difende gli 007 sul caso Regeni, Al-Sisi attacca, è stato creato dai media il caso. Andiamo adesso a vedere rapidamente anche le prime pagine per quanto riguarda lo sport nazionale. La Gazzetta
Dello sport, terremoto in Champions, Messi a casa, Simeone elimina il Barça, Atletico in semifinale, male Rizzoli, troppi errori, il Bayern intanto passa a fatica. Questo è il riassunto della giornata vissuta in Champions League. E poi di spalla il Milan, da Berlusconi stoccata Mihajlovic e la vendita si avvicina. Il presidente, la scelta di Brocchi, mai visto la mia squadra giocare così male. Il neotecnico dice ora serve intensità. Poi la Juventus, Allegri e Dybala, caccia di record. Nessun allenatore in Italia ha vinto due volte Scudetto e Coppa Nazionale. Paolo può superare Tevez. E poi rivoluzione Mourinho sul mercato. No dello United, sarà Real o PSG, si chiede la Gazzetta. Gli inglesi ci hanno pensato a lungo, poi hanno preferito Ryan Giggs. Ai francesi piace anche Mancini. Ancora Ibra Cavani, uno parte Juve alla finestra. E andiamo avanti con il Corriere dello Sport. De Laurentiis lancia l'Euronapoli, Pipita e Sarri restano, mi tengo Higuain, così il presidente del Napoli sull'argentino, ha una clausola e vuole giocare in Champions. Cáceres e Classe nei primi rinforzi per il Vicerena, l'obiettivo è adesso Sportiello. E poi clamoroso il Barça fuori dalla Champions, l'Atletico va avanti, Rizzoli non fischia un netto rigore per i catalani, per un fallo di mano è passato anche il Bayern. E poi l'attacco a Mihajlovic, Berlusconi, mai visto il Milan così male, era il peggiore dei miei 30 anni di presidenza, ha detto Berlusconi. Brocchi intanto, il neo allenatore alla carica, resto col gioco, ha 7 partite per dimostrare di poter restare sulla panchina del Milan. E poi finale bollente, liti in campo in tribuna, c'è un Inter che trionfa e quella dei primavera, Juve battuta a San Siro, la Coppa Italia è nerazzurra. Adesso andiamo a vedere tutto sport. Sfacciati Bonucci e Mandzukic a muso duro. La Juve allo sprint scudetto con la grinta dei suoi leader. Il difensore risponde ai suoi detrattori: loro mi fischiano, io canto. Il croato ha il naso rotto per la gomitata di Alex, ma contro il Palermo giocherà con la maschera. E poi capolavoro Simeone, il Barça affonda, Rizzoli che errori, l'Atletico trionfa in Champions e va in semifinale insieme al Bayern, 2-2 sul campo del Benfica. Di spalla idea Fassone per il Toro, Cairo vuole rafforzare la società, l'Atalanta intanto su Ventura. E poi nel Milan, Berlusconi la spara grossa, ma il Milan aveva giocato così male. Questa è la motivazione alla base della cacciata di Mihajlovic e dell'arrivo di Brocchi. Siamo pronti per il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org per il consueto spazio dedicato alle previsioni meteorologiche. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. A te, insomma, che tempo farà? Ma guarda, avremo un tempo migliore rispetto alla giornata di ieri, perché ieri l'alta pressione nordafricana aveva favorito già comunque da diverso tempo l'arrivo di non solo di masse d'aria piuttosto calda, ma anche la sabbia africana presente in sospensione in quota con quel cielo lattiginoso, le temperature decisamente al di sopra delle medie stagionali. Rispetto alla giornata di ieri la situazione è cambiata e sta cambiando perché sta transitando un veloce sistema nuvoloso sulle regioni settentrionali, al nord sta favorendo anche la formazione di temporali, ma sulle regioni centrali e sulla nostra regione avrà il beneficio di far giungere masse d'aria più fresca che favoriranno un generale abbassamento delle temperature. Continueremo ad avere un clima più decisamente mite, questo sì, però le temperature rispetto a ieri si abbasseranno ai 3, 4, 5 gradi rispetto ai valori che si sono registrati ieri, soprattutto sulle zone collinari e montuose, e ci sarà anche un altro beneficio, cioè l'attenuazione della sabbia africana in sospensione spazzata via dai venti, dai quadranti settentrionali, quindi il cielo tornerà ad essere limpido, ma nelle prossime ore non si escludono degli annuvolamenti, soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione, sulla fascia costiera, ma anche sulle zone montuose, dove non si esclude qualche precipitazione
precipitazione in attenuazione, poi in serata e nottata precipitazioni più probabili comunque sulle zone montuose. Atteso un rinforzo dei venti dei quadranti settentrionali tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, in particolar modo lungo la fascia costiera, con moto ondoso in aumento. Poi da domani la situazione tenderà ulteriormente a migliorare, avremo una ulteriore attenuazione dei venti, un cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, un clima piuttosto gradevole, anche se non si registreranno i valori che abbiamo avuto nella giornata di ieri e nei giorni scorsi, però il caldo tornerà a farci visita, Alfredo, nel corso del fine settimana, perché dal fine settimana è prevista una nuova rimonta dell'alta pressione di matrice nordafricana, che avverrà soprattutto nei primi giorni della prossima settimana. Però nel fine settimana, insomma, il clima tornerà ad essere caratterizzato da temperature in aumento, ma ci sarà anche la possibilità di banchi di nebbia lungo la fascia costiera. Quindi questa è una situazione da segnalare. Probabilmente nel corso della prossima settimana le temperature subiranno un ulteriore e deciso aumento, ma di questa situazione ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti, Alfredo. Eh sì, Giovanni, ovviamente consigliamo a tutti i nostri telespettatori di andare sempre sul sito di abruzzometeo.org, che vedete in questo momento messo in onda dalla regia di Claudio Di Giacomo, sito di riferimento per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo nella nostra regione. Andiamo a vedere anche i riferimenti Facebook, eccolo qua. Questo è il sito Facebook di Abruzzo Meteo e poi c'è la pagina personale di Giovanni De Palma. Ovviamente anche qui potete essere sempre informati sul meteo e anche scambiare qualche vostro commento ed opinione con Giovanni. Grazie ancora a te Giovanni, buona giornata e buon lavoro. Grazie Alfredo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Abbiamo ancora un minuto prima della pubblicità, allora andiamo a vedere qual è il santo del giorno. La Chiesa festeggia Santa Liduina, che è la protettrice dei malati cronici e dei pattinatori sul ghiaccio. Vergine Santa nacque a Schiedam nel 1380, a 15 anni fece una brutta caduta mentre pattinava sul ghiaccio e restò paralizzata a letto. L'incidente fu all'origine di tutti i mali che la tormentarono fino alla morte. Liduina è la prima persona di cui si abbia notizia a cui furono riscontrati i sintomi della sclerosi multipla, mentre secondo altri autori presentava i sintomi dell'anoressia. Subito dopo la sua morte nacque spontaneamente un culto popolare, le si costruì una cappella, le si fecero dei ritratti e si scrissero molte agiografie. Il culto fu approvato nel 1650 e solennemente confermato da Leone XIII nel 1890. E noi ci fermiamo per il break pubblicitario, poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6, torniamo alle notizie dalla nostra regione, torniamo sui quotidiani regionali e ripartiamo dalla pagina Abruzzo del Messaggero. Referendum, i consiglieri votano tutti e se l'emiciclo fosse lo specchio dell'Abruzzo, domenica ci sarebbe una partecipazione quasi plebiscitaria alle urne. Il Consiglio regionale risolve il problema del quorum, anche le presenze. Per le preferenze l'orientamento è piuttosto netto. Questa diciamo la notizia. Mariani e D'Innazio non scenderanno in campo, ci sono troppe non verità da Alfonso Sibilino, materia superata. E poi la nomina a 16 voti di Carlo e il nuovo difensore civico per quanto riguarda la regione Abruzzo. E ancora ripascimento al palo, lifting d'urgenza per le spiagge, la riunione, progetti pronti ma manca il parere della sovrintendenza, la regione convoca i sindaci e annuncia una misura tampone. In arrivo circa 580.000 euro per quanto riguarda il ripascimento. Ieri ci sono state appunto due riunioni in regione, una con i sindaci per la costa e l'altra con i geologi per il dissesto idrogeologico. Nel taglio basso, dopo 7 anni di contrazione, i distretti rialzano la testa. Notizia che riguarda l'economia, l'export sorride per i mobili, pasta e vino, male invece l'abbigliamento secondo l'analisi del monitor Intesa.
Adesso andiamo sul quotidiano Il Centro e andiamo a vedere la pagina Abruzzo del Centro. Banche, Nicastro in Commissione Finanze carichieti verso la proroga vendita, gli ex vertici dovranno risarcire. In Senato parla il presidente dei quattro istituti salvati, operatori italiani ed esteri interessati all'acquisto, richiesta di danni per 208 milioni agli ex amministratori teatini, i risparmiatori devono invece aspettare. E poi la sanità, servizi autismo, il vescovo di Pescara ricorre al TAR, l'arcivescovo Valentinetti come presidente della Fondazione Paolo VI ha presentato un ricorso al TAR d'Abruzzo contro la ASL Avezzano Sulmona L'Aquila chiedendo la revoca della gara pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi psicoeducativi del centro per adulti con autismo in apertura a Pratola Perigna e delle relative risorse. Scendiamo nel taglio basso, notizie che abbiamo visto in precedenza anche sul Messaggero. Consiglio regionale, l'avvocato Di Carlo nominato difensore civico della regione. Lo ha deciso il Consiglio regionale. Di Carlo sostituisce Nicola Sisti, avvocato di Lanciano, ex consigliere regionale di Forza Italia. Ha ottenuto 16 voti, 3 li ha ottenuti il magistrato Gennaro Varone e uno è andato all'uscente. Andiamo avanti, adesso parliamo del Vinitaly. Buoni affari, ma gli asiatici non si sono visti. Delusione per il presidente del consorzio di tutela Verna. Il 24 giugno a Chieti, l'anteprima Montepulciano d'Abruzzo per quanto riguarda il Vinitaly di Verona. E poi Città del Vino, selezione del sindaco a maggio all'Aquila. L'Aquila ospiterà dal 26 al 28 maggio la 15ª edizione del concorso enologico internazionale, la selezione del sindaco. Andiamo a vedere il servizio che è arrivato proprio da Verona. La città dell'Aquila ospiterà dal 26 al 28 maggio prossimi la 15ª edizione del concorso enologico internazionale La selezione del sindaco a cura dell'associazione Città del Vino. L'iniziativa è stata presentata questa mattina al Vinitaly di Verona, nell'area istituzionale della Regione Abruzzo, alla presenza dell'assessore regionale alle politiche agricole Dino Pepe, del presidente dell'associazione Città del Vino Floriano Zambon e del sindaco di Taranta Peligna Marcello Di Martino, in qualità di responsabile organizzativo dell'evento. La scelta dell'Aquila scaturisce dalla volontà di rilanciare il capoluogo abruzzese e favorirne la rinascita dopo il sisma del 2009. L'assessore regionale Dino Pepe è soddisfatto per l'evento. Abbiamo raccolto volentieri questa proposta dell'Associazione Nazionale Città del Vino per organizzare in Abruzzo e in maniera particolare all'Aquila questo concorso importante che si ripete da tanti anni. L'anno scorso l'edizione è stata svolta a Lisbona, quest'anno all'Aquila 26, 27 e 28 maggio prossimo. Le città del vino attraverso il vino dei propri territori promuovono il territorio, il comparto, i luoghi dove le nostre imprese vitivinicole svolgono il proprio lavoro. Iniziativa assolutamente importante, avremo oltre 80 giudici internazionali che saranno presenti all'Aquila 3 giorni per analizzare le oltre 200 aziende che parteciperanno a questo importantissimo premio internazionale. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo della città, sequestri al clan dei Casalesi anche in Abruzzo, il valore complessivo si aggira intorno ai 25 milioni di euro, provvedimento al termine di diverse inchieste, l'operazione sequestrate anche 10 società operanti nel settore delle slot machine che venivano imposte agli esercenti di Lazio e Campania, blitz anche in Sardegna e a Roma, teste di legno, gli accertamenti hanno fatto emergere numerosi beni riconducibili ad esponenti di spicco del clan dei Casalesi appunto. E poi la cronaca, anziano travolto da un'auto mentre passeggia in bicicletta, l'uomo un 79enne di Atessa è stato ricoverato con l'eli soccorso all'ospedale di Teramo. E ancora la cronaca, entrano in un'officina e rubano 500 pneumatici, il materiale è stato poi recuperato e restituito al legittimo proprietario. Nel taglio basso si torna a parlare del garante dei detenuti perché slitta ancora la nomina in consiglio regionale. Per i 5 Stelle è una palese dimostrazione di quanto la questione non interessi per niente la Giunta. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro e andiamo ad aprire la pagina di Pescara. Pietre dal cavalcavia, ragazzini sui binari, 12enni fermati dalla Polfer e dai vigili urbani, si sospetta che siano gli autori dei lanci, rischiavano di essere travolti.
Poi l'ultima moda, farsi selfie lungo la ferrovia, numerosi casi di foto in posa in attesa del treno, a marzo un ragazzo è stato travolto da un Intercity. E poi l'appello, quando il treno arriva non lo senti, il messaggio che deve passare è che arrampicarsi sulla massicciata della ferrovia è una cosa pericolosissima, non si rendono conto di quello che può accadere. Il comandante del comparto abruzzese della polizia ferroviaria Davide Zaccone è già in allerta dopo i fenomeni dei selfie sui binari. Adesso andiamo all'interno del Consiglio Comunale di Pescara, tassa sui turisti, il Consiglio è già costato oltre 20.000 euro, prosegue l'ostruzionismo del centrodestra dopo il fallimento delle trattative con la maggioranza, in fumo un quarto dei futuri incassi dell'imposta per pagare i politici e gli straordinari dei dipendenti. Intanto gli albergatori prendono posizione, il tributo non si tocca, Federalberghi Confcommercio Pescara è contraria all'ipotesi avanzata dal centrodestra di destinare i proventi dell'imposta di soggiorno a fini non turistici. Poi la querela, Teodoro Sabatini, 5 Stelle minacciano un esposto in procura. Per quanto riguarda questa querela, così il senatore Andrea Colletti, senatore appunto dei 5 Stelle, legale della capogruppo in comune Enrica Sabatini, a margine dell'udienza che si è tenuta ieri nell'ambito della causa civile intentata da Gianni Teodoro contro la capogruppo. Andiamo avanti. Il nuovo conto, 19 scarichi nel fiume, questo lo studio della di Consum sulle fonti di inquinamento del mare, la diga foranea va subito demolita, dice l'associazione dei consumatori che si dice anche contraria al serpentone, cioè alla barriera mobile da installare alla foce del fiume Pescara per cercare di portare al largo le acque inquinate. E poi Polizia Provinciale controlla il sansificio impianto spento, l'azienda, così rischiamo il fallimento, il titolare pronti a chiedere i danni a comune e a ricorrere al TAR. Il sansificio è spento, la conferma arriva dalla Polizia Provinciale che ieri ha fatto un sopralluogo all'impianto di strada vicino alle Torretta per verificare la provenienza della puzza. Ancora alle pagine di Pescara, una lite giudiziaria lunga 12 anni per la strada contesa via Monte Bolza vicino all'ospedale, 70 metri d'asfalto dove transito e sosta sono possibili solo a titolo di favore. Nel taglio basso, telecamere contro ladri e vandali, i residenti di Via Moro sottoscrivono una petizione per avere la videosorveglianza. Rapinano il bar con lo spray, paura spoltore, in due arrivano con la moto, spruzzano la sostanza urticante e fuggono con 300 euro, è accaduto come detto a spoltore, vedete la foto dell'intervento del 118 dei carabinieri nel bar Europa. Poi 16enne ritrovato dai carabinieri, sparisce da casa per 5 giorni, ieri appunto il ritrovamento da parte dei carabinieri della compagnia di Pescara. Chiuso il Teatro Nervi, saltano le feste di laurea, il questore sospende l'attività per 15 giorni, dopo i controlli di venerdì scorso durante la serata house, i cani antidroga hanno trovato 2 spinelli. Nel taglio basso, acconciatori under 25, giovani pescaresi in vetrina a Bologna per Cosmo Prof e poi Cammino del Volto Santo dal 3 maggio e ancora attività produttive, sportello unico costi più bassi, il bilancio di 41 sindaci del pescarese nel secondo anno del SUAP. Andiamo alla pagina di Francavilla dell'area metropolitana, sversamenti in mare, ora la condotta è riparata, finiti i lavori sul tubo rotto a Pretaro, si spera in un'estate senza divieti, l'ACA promette telecamere sugli impianti per velocizzare gli interventi in caso di guasti. E poi la polemica a Francavilla, Santa Caterina, lite per la visita del PD, diventa argomento di campagna elettorale la visita dell'assessore alla sanità Silvio Paolucci, prevista per questa mattina all'Istituto Santa Caterina, istituto che ha problemi finanziari e che è a rischio chiusura. A centropagina, via gli animali imbalsamati, il museo serve alla cultura, il sindaco di San Giovanni Teatino intende rispedire al mittente la collezione di animali imbalsamati, 1700 pezzi donata al comune, ma che nessuno ha visto.
Andiamo sulla pagina di Montesilvano adesso. Il ritorno di Cantagallo con D'Alfonso e Chiavaroli, 10 anni dopo lo scandalo Ciclone e il relativo processo. L'ex sindaco guiderà un convegno sulla fusione dei comuni con i vertici PD, la sottosegretaria alla giustizia e 3 sindaci. Lo faccio per la mia città, ha detto l'ex sindaco di Montesilvano. E poi fiume e mare sporchi, vongole inquinate, liquami, valori superati di 3 volte. L'opposizione attacca il sindaco Ruggero, limiti superati da mesi, ma Maragno non interviene, stagione a rischio, il PD necessari controlli a valle del depuratore. Sapete i problemi che ci sono stati con la discarica di Villa Carmine. Nel taglio basso, precari da 20 anni al lavoro in maglietta, la protesta pacifica di 2 dipendenti del liceo d'Ascanio, nessuna tutela dopo una vita di sacrifici. Andiamo sulla pagina dell'area metropolitana, rifiuti, la Linda assume 12 persone per il porta a porta. Città Sant'Angelo, la municipalizzata cerca lavoratori per far partire il servizio, l'opposizione dice no agli interinali sia ad un concorso, il PD precari necessari all'inizio. E sempre a Città Sant'Angelo il comune cerca sponsor per le feste d'estate e a Montesilvano invece De Martinis al Colle Turismo dell'Arte. A centropagina sì al campo a Fosso Grande, spoltore, il comitato non rifiuti, l'impianto non provocherà allagamenti. Nel taglio basso, sempre Montesilvano, via i lavori per abbattere la rampa ripida di Palazzo Baldoni e poi a Città Sant'Angelo appello per l'assistenza ai disabili. Adesso andiamo sulla pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara, ospedale occupato, parte l'appalto per la risonanza. Prosegue la protesta nel presidio, il direttore dell'ASL Mancini convoca Galli, a breve il via ai lavori per il nuovo macchinario, le firme salgono a quota 2000. Penne, Vestina Gas sia la cessione, cambia lo statuto per far entrare una società di Milano. E ancora da l'anno, centro sociale per disabili, sabato ci sarà l'inaugurazione. E ancora da l'anno, gli studenti dell'agrario, campioni di analisi bovina. Andiamo sulla pagina di Chieti, poi andremo anche sul Messaggero, l'omicidio stradale. L'indagato correva in auto oltre i limiti, questo emerge dall'autopsia su Alfredo e Rosa e le indagini cinetiche che confermano dunque le accuse. Domani la città si ferma per i funerali dei 2 coniugi morti sul raccordo autostradale Chieti-Pescara all'altezza del Ipercop. E poi una notizia, un lutto nell'imprenditoria, addio a Diorio, l'artigiano che creò l'azienda di cucine. Oggi i funerali a Sant'Anna, la sua storia comincia da una bottega aperta con il fratello nel lontano 1972. Nel taglio basso si masturba nel negozio e evita la condanna. Atti osceni in via Spaventa, il giudice proscioglie un teatino incapace di intendere e volere. Come detto, adesso andiamo sul Messaggero per vedere anche qualche altra notizia dalle pagine abruzzesi del quotidiano romano. Restiamo sempre a Chieti e restiamo sempre alla notizia con la quale abbiamo aperto la pagina di Chieti del centro. Chiedo soltanto giustizia per i miei genitori morti, su Facebook l'appello di Manuel, uno dei figli di Alfredo e Rosa Maiella, e grazie per la solidarietà ricevuta e neanche una parola per l'investitore. Vedete proprio la fotografia dell'incidente. La Thales adesso fischia i manager prima della riunione, il benvenuto degli operai sotto la sede di Confindustria nel mirino, anche il delegato della UILM, prosegue questa difficile vertenza che riguarda lo stabilimento di Chieti Scalo. L'ACI a domicilio, le pratiche si fanno su appuntamento, questa la convenzione firmata ieri a Chieti. Chiedo alla regia possibilmente di andare a recuperare il servizio proprio che riguarda questo protocollo sottoscritto ieri nel comune di Chieti, che consente diciamo, di portare a domicilio i servizi del PRA per tutti coloro che non riescono a recarsi agli sportelli. Se è pronto il servizio possiamo mandarlo in onda.
Protocollo d'intesa tra ACI e Comuni di Chieti in favore delle politiche sociali. Non è la prima volta, infatti, che l'amministrazione di Primio diventa comune pilota di iniziative a carattere nazionale. In questo caso si parla di servizio a domicilio PRA, dedicato a quelle categorie considerate più deboli, come anziani, disabili, malati e anche detenuti. Si parla di una rete messa in campo per offrire più servizi verso i cittadini. Con questa iniziativa amministrazione comunale ACI, anziché svolgere le pratiche in ufficio, ma va verso il domicilio, verso la residenza di alcune categorie di persone, in particolare disabili, ammalati o anche detenuti in particolare situazione di costrizione o privazione della libertà fisica, gratuitamente, cioè senza costi aggiuntivi rispetto a quelli che sarebbero della ordinaria formalità, li va a svolgere direttamente a domicilio della persona che è impossibilitata a venire nell'ufficio. L'ACI renderà possibile la prenotazione online o presso gli uffici a tutte le categorie interessate, che potranno concordare giorno e orario della visita dei propri tecnici che, sottolineano, a scanso di equivoci e possibili raggiri, saranno dotati tutti di cartellino identificativo e il nome degli stessi verrà comunicato durante la prenotazione. Noi oggi il sindaco e il direttore compartimentale ratificheranno con la sottoscrizione il protocollo e quindi nell'immediato verrà attivata tutta l'attività di promozione e divulgazione, così come tutti i servizi che il Comune di Chieti svolge, anche nell'ambito del settore anagrafe, qualsiasi iniziativa venga svolta a vantaggio della cittadinanza sono immediatamente esecutivi. Ci sono sportelli dedicati che sono sia online, quindi verranno messe tutte le indicazioni sul sito del Comune e con i recapiti telefonici, naturalmente all'ACI direttamente, all'ufficio territoriale che per competenza svolge le attività sul territorio. La pagina di Lancianova Stortona, sempre sul messaggero: bimbo morto, il padre si dispera, slitta l'autopsia per il piccolo Alessandro, non ancora di 3 anni, la procura non ha potuto informare la madre tornata in Mozambico, verosimile l'ipotesi di una grave caduta nella serata precedente, papà Antonio in lacrime, potevo chiamare i soccorsi prima, l'uomo è stato abbandonato dalla compagna e accudisce da solo anche 2 gemelline. E poi a San Salvo, cadavere ritrovato nel fiume Trigno, ieri in tarda serata nel tratto al confine tra San Salvo e Montenero di Bisaccia. Sulla vicenda le notizie sono molto frammentarie, sul posto sono arrivati i carabinieri di Vasto e San Salvo, è spettato a loro l'arduo compito del recupero del corpo assieme ai vigili del fuoco. I pompieri hanno così indossato le tute per scendere in acqua, un intervento non facile a causa del buio. Sul posto anche il medico legale dell'ospedale di Vasto, l'autopsia è stata predisposta per lunedì, si tratterebbe di un uomo extracomunitario. Ad Ortona, rimaste senza fondi le iniziative per ricordare Tosti nel centenario della morte del compositore ortonese. Andiamo adesso sulla pagina dell'Aquila, sempre restando al messaggero. Ferrovia come metropolitana, il progetto è entrato nel vivo, parte la rimozione dei passaggi a livello, finanziata con 30 milioni, finirà nel 2017. Nel frattempo la Regione vuole avviare una sperimentazione per capire la domanda. Poi grave incidente nei pressi delle sbarre in 3 all'ospedale, tra cui una bambina, e vedete la fotografia del passaggio a livello di Sassa. E poi il masterplan, duro attacco di De Mattei ad Alfonso per quanto riguarda le opere da finanziare per la città, che secondo De Mattei non sarebbero state condivise e per lo più sarebbero inutili. E ancora il referendum ci riprova per quanto riguarda il Gran Sasso per la definizione dei confini del parco nazionale. Andiamo ancora avanti al progetto case, oltre ai balconi ora crollano anche i solai, accaduto a Sassa Scalo per colpa delle infiltrazioni d'acqua dovute alla rottura dell'impianto idraulico. Nella pagina di Avezzano sul Mola, domani si decide sul destino della Santa Croce, in un vertice previsto all'Aquila negli uffici della Regione verrà presa una decisione definitiva sul futuro dell'azienda di Canistro, un provvedimento amministrativo può consentire di tenere in vita lo stabilimento fino a nuova concessione. La proprietà si dice ottimista, ma nella peggiore delle ipotesi c'è il rischio di chiusura.
Andiamo adesso a vedere qualche notizia dal Teramano, spostandoci sulla città, quotidiano della provincia di Teramo. La lista civica prepara l'addio a Brucchi per quanto riguarda la politica. Il gruppo di riferimento di Mauro Di Dalmazio è pronto a lasciare la maggioranza di centrodestra. Incontro e conferenza, ieri sera la riunione per decidere il da farsi, oggi prevista una comunicazione ufficiale al sindaco di Teramo. E poi rispettare il patto civico di Giovan Giacomo, mi dimetto solo se l'intero gruppo a chiedermelo. Nel taglio basso, negli scenari, uscita dalla maggioranza o appoggio esterno, il gruppo civico potrebbe anche solo rinunciare all'assessorato, si vedrà nella mattinata. Corso, ecco come chiuderanno i negozi, varato il cronoprogramma dei lavori sui lotti A dal 17 aprile al 6 maggio e B dal 9 maggio al 20 maggio. Domenica, prima giornata green, Bici Day in Piazza Martiri con spettacoli, iniziative legate alla mobilità sostenibile. Per quanto riguarda la viabilità, cartello ingannevole sull'8-0. Addio a Valderino Sfoglia, signore dell'eleganza, scomparso a 94 anni, il fondatore della boutique poker di Piazza Martiri, oggi funerali al Duomo. E per quanto riguarda la politica, si sono mangiati tutto e ora vogliono indebitarci ancora. 5 Stelle contrarie al mutuo da 2 milioni proposto da Futuro In a Brucchi per sistemare le strade del Teramano. Nel taglio basso, trasporti, alla stazione arriva il PRM, la novità per i viaggiatori disabili. La Torre, macigni dei tecnici contro il comune. Dopo la sentenza, la consigliera Marroni chiede il conto su 10 anni di mancata gestione della discarica. Andiamo in provincia, strade, la provincia fa la sua lista di priorità. Via Migli chiede all'ANAS di tornare in possesso anche delle provinciali di Isola, Atri, Campli e Valfino. Mariani, anche il consigliere regionale, annuncia il suo impegno soprattutto per la strada provinciale 365 della Valfino. La Italpannelli adesso, gli operai respingono le accuse, i saldatori indagati per l'incendio colposo, ascoltati ieri pomeriggio dagli inquirenti. Gli operai indagati stavano lavorando sul tetto dell'azienda per realizzare un impianto del gas. Andiamo ancora avanti, la pagina di Giuliano Vamosciano, sanità, si ferma anche il consultorio, la ginecologa si ammale, le pazienti restano senza ambulatorio. Ancora avanti, 1.700.000 euro per Porto Rose, la giunta approva il progetto definitivo per la sistemazione e la messa in sicurezza della struttura. Rientrano all'interno del master plan per il sud e saranno utilizzati per la gestione del territorio. Questa è la notizia che arriva da Roseto insieme al project financing sull'illuminazione con il progetto Paride. Adesso passiamo allo sport. Andiamo sull'Abruzzo Sport del centro, ovviamente la Serie B in primo piano con il calcio e il Pescara. Gessa, vai Pescara, la svolta, il team manager e il doppio ex, sarà dura contro il Cesena ma possiamo prendere il volo. Ho rubato i segreti del mestiere all'indimenticato Zucchini e a Milana del Frosinone. In campo mi rivedo in Acosta per grinta e velocità, è uno che dà tutto per la maglia. Il ricordo, 4 anni fa ci fu la tragedia di Morosini allo stadio Adriatico. E poi Zampano e Caprari, si decide oggi, tanti indisponibili, Oddo studia le alternative in difesa e in attacco. Sono ormai, è ormai parecchio tempo che il Pescara fa i conti con le defezioni. E poi c'è la ricorrenza, arriva Junior per gli 80 anni del club, questo pomeriggio iniziano i festeggiamenti alle 17.30 all'Aurum. Andiamo a parlare del Lanciano, il giorno del giudizio, Lanciano in ansia, nuova penalizzazione in arrivo, si discutono 4 deferimenti davanti al Tribunale Federale Nazionale, il vicepresidente Maio fiducioso, Maragliulo costretto a cambiare la squadra. Andiamo avanti con lo sport. Aggressione all'arbitro, chiedo scusa e mi vergogno, il presidente del Real Castelnuovo, squadra che milita in seconda categoria, dopo i fatti di domenica dice: ho sbagliato, sono indifendibile, mi dimetto dall'incarico. Oggi ci sarà la decisione del giudice sportivo. E poi le abruzzesi di Lega Pro, l'Aquila, la difesa è da inventare, Teramo, Grinta, Cruciani per quanto riguarda appunto la Lega Pro.
Centro pagina, calcio a 5 positivo all'antidoping, sui social solidarietà Canal, ma domani sera non ci sarà. E poi il torneo giovanile a Giulianova, esordiente Pulcini in campo dal 23 al 25 aprile al Della Penna. Nel taglio basso, promozione nel recupero il notaresco, supera il Fontanelle per 1-0 e il progetto giovani a Villa Raspa di Spoltore per Rotta e Laico, ospiti della Procalcio Italia. Andiamo avanti. Borra, Roseto, adesso l'obiettivo è il quarto posto, basket di A2, il pivot degli Sharks in grande evidenza, bisogna chiudere in bellezza facendo il pieno con Recanati e Trieste, domenica solo 200 biglietti per i tifosi. Per quanto riguarda il basket di C-Silver, Termoli a picco, colpaccio del Teramo e un passo dalle finali, partita finita 62-73 per i teramani. Andiamo avanti, 16 abruzzesi alle finali di Coppa Italia, scherma i risultati della fase regionale che si è disputata a Sulmona. Nel taglio basso, corsa campestre, l'Isis di Savoia Chieti, campione allievi agli studenteschi. Andiamo all'ultima pagina dell'Abruzzo Sport, le invincibili, la favola Altino, sabato può festeggiare la B1, volley donne, 18 successi di fila e una storica promozione a portata di mano. E poi femminile Pescara finalmente in B, calcio marcia trionfale con 20 vittorie in 22 gare, il tecnico di Persio elogia il suo gruppo. È tutto per quanto riguarda la nostra rassegna, grazie per averci seguito anche oggi, gli appuntamenti con l'informazione di TV6 tornano alle 14, alle 19 e alle 23, mattino 6 invece domani alle ore 7. Grazie ancora, buona giornata.